Stamattina è incominciato l'anno scolastico per i bambini. È una bella iniziativa, si sono aperte le porte, anzi il cancelletto, a questi bambini che sono una favola, sono bellissimi. E bellissimi insieme alle mamme e ai papà che li hanno accompagnati, che non sono meno belle dei loro figli. Una struttura all'avanguardia, una struttura che ha un'importanza eccezionale. È al centro della città. Abbiamo anche la fortuna di avere l'asilo che gestiamo e stamattina lo apriamo in corrispondenza, in concomitanza con l'inaugurazione dell'anno scolastico, garantendo un servizio a 20 bambini, sperando di poterlo aumentare nei prossimi mesi sulla base della capienza della struttura. E diamo un'ottima, una grande notizia, perché abbiamo fatto uno sforzo davvero straordinario a mio avviso. Grazie al lavoro di tutta la struttura portiamo la permanenza dei bambini all'asilo a 10 ore, quindi le famiglie avranno la possibilità fino alle ore 18, chi lavora può stare tranquillo, lavorare tranquillamente e sapere che il bambino è in buone mani, con un'ottima offerta formativa, è in sicurezza pranza, e soprattutto fino alle 18, che insomma penso che sia un servizio davvero, diciamo, innovativo e di elevato livello qualitativo che forse in regione nessuno offre. Consolidare la comunità per noi è molto importante, offrire un futuro ai nostri ragazzi è molto importante, avere un asilo, quindi avere un territorio che si occupa dei propri bambini è una speranza per il futuro, e quindi abbiamo il dovere oltre che il piacere di farlo in una città poi dove, come sapete, diciamo, sono nato e cresciuto, quindi sono ancora più contento. È l'inizio di questo nuovo anno all'asilo Lido Felicetta Confessore, un asilo nido diventato fiore all'occhiello della città, di Agrosolidale. Sono sempre più le persone che ci chiedono di voler frequentare questa struttura, e con piacere che inauguriamo questo nuovo anno portando già come eventuale buona notizia il fatto che molto probabilmente saremo capaci di allargare il numero degli utenti più di 20, perché le restrizioni Covid fino ad oggi che ci hanno portato ad avere soltanto questo numero, è possibile che la struttura possa contenere nuovi bambini, così accontenteremo la lunga lista di attesa. Siamo a mille come loro, come è il nostro primo giorno insieme a loro, e siamo contenti di ricevere tutti questi nostri figli. Perché ha detto bene. Gli educatori hanno tanti figli. Certo, perché le mamme si hanno fiducia in noi e quindi ci danno il bene più prezioso. Paganessa, 20, 30. Quanti anni Maria Rosaria? 15 mesi. È la prima? La prima, sì. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Anche per l'anno scolastico. Crepi. Piena fiducia a questa struttura. Assolutamente è importante avere strutture pubbliche che funzionino, quindi è una cosa bella. Speriamo che vada avanti così.